Complimenti, 25 punti, miglior realizzatrice di questa serata. Innanzitutto, how are you? Cioè, come stai? So che in settimana hai avuto qualche problemino fisico. I definitely have to give a lot of credit to the club and my coaches for just understanding that I am human and I do go through like experience outside of basketball. So I'm just really thankful that they understand. But not only that, I'm really thankful for my teammates. My teammates been there, been helpful. If I needed soup or orange juice or something, they've been there for me. So I just give a lot of credit to them, and it just feels really good to have a great organization that supports me. Dice Alessandra che ovviamente lei ha dovuto a questa prestazione come era una sorta di ringraziamento tra i figli verso il club, che è molto organizzato, verso i compagni, che sono sicuri, ha cercato di dare il suo e si scusa tra virgolette anche per gli impegni WNBA per essere arrivata in corsa. Sei arrivata da poco, what do you think about this team? Cioè, cosa pensi di questo gruppo e di questa società anche? So I love Italy. This is my favorite place to play. I really believe like this is my home away from home, so that's why I came. This is my third year. But with this team, I feel like there's something special, way special than the other two teams that I've been on. I feel like we're young, we're hungry, and I feel like everybody is brought into what coach's plan is. Mi piace l'Italia, che è il suo posto favorito al di fuori degli Stati Uniti, che è la sua terza esperienza, ma per il Magnolia vede qualcosa di particolare, con le giocatrici affamate che hanno voglia di fare e che soprattutto rispondono a quelle che sono le indicazioni e i piani dei coach. Ultima domanda, ecco, vista la tua grande esperienza anche nella WNBA, dove può arrivare secondo te questa Magnolia? What goal? I think we can go really far, but in order to go far, I feel like it's most important that we focus on the match that's in front of us before we can think about the future. Magnolia può arrivare avanti in maniera importante, però l'importante, come ha detto anche il coach in precedenza, è guardare, focalizzarsi sul match successivo, match dopo match.